tipo di sensazioni si provano quando entri allo stadio e i tifosi, insomma, chiamano il tuo nome, quando si alzano in piedi? Tra l'altro voi portieri siete i primi a entrare, quindi avete anche questo, insomma, diciamo, aprite lo spettacolo, perché entrate per primi, la gente inizia a guardarvi, c'è una sensazione particolare? Sì, sì, è una sensazione bellissima per uno che gioca a calcio, però più è quando comincia la partita, quando è, per esempio, a volte quando è stadio pieno, quando sono partite importanti, lì è quando sale adrenalina, a volte è difficile raccontare. Secondo me questo dovrebbero provare tutti per un po' raccontare, però per il nostro lavoro questo ti dà tutto, insomma. No, volevo sapere se quando ti rivedi magari c'è qualcosa che non va, sei molto critico con te stesso? Ma a volte sì, a volte sì, a volte bisogna anche vedere come stai fisicamente, se puoi fare una roba o no, però sì, cerco di migliorare, di vedere dove sbaglio e perché. Poi è normale che autocritica ci sta sempre, se non si migliora, se va sempre bene vuol dire che non migliori. Tu sei arrivato all'Inter con un compito un po' particolare, oggettivamente. Insomma, sei arrivato, facevi il portiere, dopo uno dei grandi portieri della storia dell'Inter. Quello che notano in tanti, nota la stessa Valentina, dice: secondo me ci sei riuscita alla grande, insomma, a entrare nel cuore dei tifosi, a diventare il portiere dell'Inter con la P maiuscola. Ti è piaciuto? Dice: innanzitutto ti piace questa cosa, e poi ti senti di far parte della scuola dei grandi portieri dell'Inter? Ovviamente non c'è solo Giulio Cesare, vado indietro, c'è Walter Zenga, c'è Pagliuca, c'è Peruzzi, che è stato 2 anni, ma insomma è stato un grandissimo della storia dell'Inter. Ma io, quando ho fatto la prima conferenza stampa, l'ho detta sta cosa. Il mio compito è proprio questo, continuare su questa strada, che anche a me mi ricordano come uno dei portieri forti dell'Inter. Però questo devi fare negli anni. No, a me mi fa piacere che i tifosi ti vedono bene, però secondo me piacere nostro, quello che fa piacere sono i risultati, è entrare comunque nel raggiungere obiettivi e andare a lottare per altre cose, per quelle che lottava Inter sempre. Poi si guardano le cose personali, insomma, però se squadra raggiunge qualcosa vuol dire che anche il portiere ha dato qualcosa, non c'è. È meglio che nessuno si ricordi di Andano, mi ci dica, insomma, c'era uno in porta, ma non gli tirava mai nessuno. Una cosa, non ha preso un tiro tutto l'anno, non so neanche se va bene o no, però abbiamo vinto campionato. Così è meglio. Meglio. Meglio, meglio. Stai vicino a Mateo Kovacic, che è croato, quindi in qualche maniera condividete aspetto linguistico. Che ragazzo è? Se sta vivendo un momento particolare, se tu lo puoi aiutare? No, siamo compagni di stanza e io cerco di aiutarlo, e mi dico anche che primo anno in Italia è difficile per tutti, e che deve avere pazienza e non abbattersi, insomma, anche se le sue qualità la vedono tutti. Però onestamente, però un tempo arriva per tutti e anche per lui arriverà, basta non abbattersi, sta zitto, allenarsi e trovarsi pronto. Per resto non ci sono grandi consigli, fate fare vita seria, non sbagliare atteggiamenti in campo, poi tutto il resto viene perché c'è qualità e non può essere diverso. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di...